Ciao a tutti, io sono qui, vi do il benvenuto in questo nuovo video del calendario dell'avvento, il decimo giorno. Oggi provo per voi The Dark Picture, The Devil in Me, versione di prova. Riproduci. È la prima volta che lo provo. Speriamo che registro e non va perso niente, perché la prima reazione è quella più pura. Io gli altri titoli prima, i tre prima che sono usciti di questo, li ho giocati tutti e mi sono piaciuti. Il mio preferito è il secondo, che si chiama Little Hope, forse. Quello ambientato dove ci sono le streghe, quelle cose lì. A me quello lì era piaciuto un casino. Sì, ma è Little Hope, mi sembra. Poi sono tutti belli, accetta. Accetta. Ah, devo leggere. Oh, leggiamo. Allora. Bla 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 bla
No. Adesso posso? Oh no, un'altra, ma sto qua era più corto. Sì, accetto. Allora, luminosità, regola finché fate così. Non giocare solo, collezione, antologia. Ah, modalità di prova. Dicevo, che cazzo vedo il menu e basta? Forse è un po' scuro. No, adesso è chiaro. Nuova storia. Un'autentica sfida. Ma facciamo impegnativo, va. Oh, scusate, stavo per... Non so se si è sentito un ruttino piccolino piccolino. Spero di no. Ah, un bel corvetto. Graficamente è molto bello. È ottimizzato Series X. E vabbè, anche S. Ripeto, è la prima volta che lo provo, quindi non so niente. Oh, povero, cos'è? Un topo? Ah! Io c'ho il cagnetto che è il cacciatore dei topi. Perché dove abito La ruota è io? alta 80 metri, Jeff. Cavolo, riesci a immaginarla? Dove abito io Beh, ci sto ci sono in provando. giro. Non in Chissà che casa. panorama si vede da lassù. Io dico di andarci come prima cosa. Adesso sto zitto. Faremo tutto ciò che vuoi. Sei tu che voglio. Non sei ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai di te. La considero una promessa, cara. Mi sa che ci siamo. Wow, non è magnifico! Come nei Day Plan. Davvero stupendo. Check-in. Ci siamo solo noi? Scommetto che stamattina sono tutti andati alla fiera. Riproviamo. Beh, la qualità del servizio non sembra promettere nulla di buono. Allora, magari... Facciamo questo, magari tu... Magari sono tutti occupati altrove. Non è così che si lavora. Ha ragione. Aspetta un po'. Impostazioni. Schermo, voglio mettere i sottotitoli. No. Luminosità indietro, allora sarà in gioco. Difficoltà, usano. Cristina D'Avena. Audio e lingua. Impostazioni audio preferite. Eccolo qua.
Oh, salvare sì. Cosa ho fatto? L'ho messo o no? Servizio lento. Sono un porco Giuda. Audiolingua. Sottotitoli, sì. Sì. Ok. Staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto. Questa è la mia Marie, sempre incline all'ottimismo. Vi chiedo Oh. umilmente venia. Per lo spavento e per la lunga attesa. La mia presenza era richiesta altrove. Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Prego, una firma. Prima volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Ah, luna di miele. Che bello, una meraviglia. E dopo bam 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 nel lettino. Dai. Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Sì, Allora, oggi è il primo giorno della preso la nostra luna di penna. miele. Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. Meno Vi male che non devo sistemerò nella firmare io, suite. va? Oh, Col gamepad. beh. Quanto ci verrebbe a costare? Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella Meno standard. male, L'extra lo offre la casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signora C'è sempre la Holmes. fregatura quando ti regalano Harry qualcosa, eh. Howard Holmes. L'albergo è delizioso, signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Siete un architetto, dunque? Architetto, progettista, È tutto muratore, fare lui, boh. medico, E la puttana. artista. Diciamo che coltivo svariati interessi. Prego, Notevole. Eppure serial killer, magari. date un'occhiata. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Ok. Sarà fatto. Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. Il piacere è tutto mio. A me puzza tanto, Stones. Allora. Cosa guardi? Dunque. Dunque, cosa mi sono dimenticata? Ah, usa per cambiare selezione, raccogliere gli oggetti. Ah, una scatolina. Ok. Oh, mi perdoni, signora. L'avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? Direi divinamente. Lo dici Proviamo a ora, va? salire. La stanza sarà pronta. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? Sono tutti Sei uguali. curiosa, vero? Vediamo un po'. Il campanello. La matita. E poi niente così. Cosa ci sarà qui? Rattling suite privato. Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera.
ruote panoramiche, stanze proibite. Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Un po' curiosi. Ma non vedo un caso. Solo una stanza incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta. Aspettate un po'. Allora, impostazioni. Schermo, ero già sopra. Luminosità. Proviamo un po' così, va? Perché è un po' troppo chiaro. È un po' troppo scuro, volevo dire. Cos'è? Forse hai fatto apposta. Non muoverti. Ah, ok. Devo fare il battito per non farmi scoprire. Tac, tac. Bene. Cazzarola. Ok. Ah. Un rischio davvero eccitante. Sarà eccitante anche dormire sotto un ponte se ci sbattono fuori da qui. Andiamo. Sarà meglio, va? Dai, forse così si vede un po' meglio. Perché è tanto scuro sto gioco, non pensavo. Salve baffone. È il baffo, quello lì che vendeva gli orologi. È lui, da giovane. Benvenuti nella nostra suite luna di miele. E là, che bella. Grazie davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del lavoro che mi attende. Cosa farà Sono mai? Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. È meglio di no, va? Un po' inquietante. Con quei baffi. Incredibile, sembra quasi la stanza di un re. O di una regina. Oh, caro. Scena 8, no. Non sei per nulla cortese. Ehi! Ha! Centro! Te la sei cercata? Allora. Bam! Dovrei preoccuparmi? Se sei furbo. E quindi, dai! Puff! Che pietà, cazzata! Pietà. Contenuti speciali sbloccati. Niente di rotto? Solo l'orgoglio. E aggiustaglielo l'orgoglio. Di fare pace? Ecco. Ho il sospetto che tu stia tramando qualcosa. Niente affatto. Ho un regalo per te. Chiudi gli occhi e vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia ti tiro un ceffone sul muso. C'è forse qualche problema? No. Apri gli occhi. Ma lana collana. Oh, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno. Aia, ci stanno spiando. Chissà quanto dura ancora la versione di prova. Di solito vi fa fare solo il prologo. E gli obiettivi non vengono sbloccati, nella versione di prova. Almeno. Quelli prima era così. Possiamo provare a spingere? Premi X, vai.
Spingi. Ah. Apriti, sesamo. Grazie. Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi. Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Ma... non metterci troppo nella vasca. Dove tranquillo. Si rade? Tranquillo. Sotto al pistacchio? Dobbiamo prendere il rasoio. Attenzione a non sbagliarti. Ma mi sa che la barba si deve fare. Posso correre? Non sembra. Almeno per ora. Graficamente è veramente bello. Molto bello. Cos'è qua? Era venuto... ah, una porta. Quella lì privato. No, ma adesso andiamo sotto. Che sarà di qua. Forse. Avrei giurato fossimo passati da qui. Mi sembra anche a me. Lì c'è qualcosa che luccica. Apri. Cosa? Cazzo! Ho schiacciato o no? Sì. Santo Dio. Ma che cazzo da te l'abbiamo preso? Allora, premi su quando appare sullo schermo. Ah, la saponetta lì. Cazzo è questa roba? Cos'è Coca? Coca-Cola? Adesso si spoglia, dai. Ah, ma è sempre lì dietro. Ma è possibile? È uno spione sto qua? Ah no, ma è il coso, ok. Illa, una gambetta. Spero che YouTube non rompa le balotas. Dai, non si vede niente. Bella la collana, comunque. Chi sarà mai? Sei tu, caro? Jeff? Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Rilassati o indaga. E come faccio? Non posso muovere. Ma non potevo... Già tornato? Oh cazzo. Sai, questa vasca è dannatamente grande. Scommetto che c'è posto per due. Oh. Mi piace. Ma non so se è lui. Devi essere più delicato, tesoro. Fa male, Jeff. Salve, mia cara. Che cazzo? Silenzio. Madosca. Il baffone. Non vogliamo disturbare gli altri ospiti. Lasciatemi! Che bastardo. Mi sarei aspettato un atteggiamento più combattivo. Ma che madosca, si è vista sul culo. Ecco, così. Da brava, piano piano. Chissà se riuscivo a fare l'altra scelta, che cazzo capitava. Madosca, da me c'è una mosca che fra un po' faccio la stessa cosa. Che state facendo? Se avete toccato Marie, io... È un po' tardi per queste rimostranze, signore. Oh, Cristina d'Avena.
Problemi, signore? Sì, problemi. E adesso? E scappa, non stare lì a guardare, porco Giuda. Che cazzo fai? Ecco, vai. Camera gas. Ingegnoso, e con questo tizio basta. Spacca il vetro, tira un Marì! Lei è proprio mamma mia, che faccia da sto capisso. Dio. Porco ca... Ma mi sa che dovevamo morire tutti e due. Probabilmente era impossibile. Qualunque scelta uno faceva, l'altro moriva. Vediamo un po' il cantastorie che ci dice. Che ci dici di bello? Un posto per ogni cosa. Ogni cosa al suo posto. Ah, sì. Wow, niente male. Porca miseria. Ma che meraviglia. Solo il meglio per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Sentite, buon uomo, lavorate qui? Ah, ma è sempre a colpirla. Salve. Benvenuti al World's Fair Hotel. Pensavo che era il cantastorie. Dovrebbe vedersi adesso. Io ho paura che sta musica qua mi rompa i coccomeri. Se per caso non sentite musica qua sotto nel video, in questo pezzo, vuol dire che l'ho dovuta tagliare per forza. È bella sta canzone, il video si è sempre visto male. Ecco, sto qua il cantastorie lì, non so come chiamarlo. Io ripeto, finché monetizza il proprietario della canzone non me ne frega niente, tanto io non ho... non ci guadagno nulla, quindi mi dispiace magari per voi che vedete la pubblicità, però preferisco sempre lasciare il titolo completo. Secondo me comunque manca poco ed è finita la versione di prova. Comunque questa è una serie veramente molto bella, vi consiglio di acquistarlo su Amazon. Mi sembra di aver visto tutti e quattro i giochi a 40 euro, se ho visto bene. Vediamo un po'. The Dark Picture Anthology. No, forse ho visto male. Allora, quei primi tre 50 euro. Ma ieri girando mi sembra di aver visto quello con tutti a 40. Ma magari ho visto male. Può darsi che ho visto male, anche perché solo questo titolo dovrebbe costare 40 euro. Ecco. The Dark Picture, volume 2. Ah, solo due giochi. Ah, sì. Oh, sei qui. Stavi aspettando da molto? Ecco, questo è il mio archivio. Un'ampia collezione di storie intrise di mistero, paura e orrore. Io sono il curatore. Eccolo lì, è così curatore. Bello avere compagnia. Il cantastorie. Per molto tempo sono stato solo. Non ricordo molte cose di quando non ero qui a custodire questi racconti. Comunque, come non detto, no. E che senso ha una storia? Se volete la collezione completa dovete spendere un bel po'.
Questa titolo è una da solo costa 40 che parla euro. Di creativi e di quanto siano disposti a sacrificare per l'arte pura. Ah, c'è il codice, volendo, 99,99 euro, ce li avete tutti e quattro. Delizia, incanto e trasporto. Oppure in fisico con 90 dubbio, euro. Paura, terrore. Le tue reazioni. Scusatemi, sono parlato sopra e lui. Le conseguenti scelte lo so. Influiranno sulla storia. Nascoste negli scenari, troverai oscure illustrazioni. Esse mostrano tutte le possibili conseguenze delle tue scelte. E a volte, a risultare decisive sono le decisioni all'apparenza insignificanti. Quello che accade dipende solo da te. Ne sei responsabile. Io non posso interferire, perché contravverrei alle regole. Posso solo assistere agli eventi registrando tutti gli snodi più cruciali. Oh! Li avevi mai visti? Sono antichi. Cosa? La gente li chiamava oboli. Li deponeva nella bocca dei defunti per pagare il traghettatore. Prova a cercarli. Si nascondono nei posti più impensabili. Vorrei che mi portassi tutti quelli che trovi. I tuoi sforzi saranno ben ripagati. Quindi collezionabili nuovi, ok. Bene, cominciamo? Fate il vostro gioco. Io osserverò. Mi chiamo Kate Wilder e sono laureata in psicologia criminale. Sono una giornalista investigativa e credo nel mio lavoro. Di recente è andata in onda una mia intervista a Chicago AM. È dura quando tutti ti danno della stronza perché dici la verità. Ah, ma sì. No, certo, ho i miei difetti, come tutti. E ci sto lavorando su... Ehi, sono Mark, ho studiato fotografia all'UCLA e mi piaceva molto. Vorrei tornare tanto a dedicarmi sul serio alle foto. Come dire, è un lavoro. Sono un macchinista e addetta a luci da anni. Guardi le luci, le aggiusti. Non è facile trovare persone così e poi non so che dire. Sono stanca di essere sola. Scusi, devo iniziare dalle qualifiche o tipo dalla vita privata? Perché io, cioè, questo lo vedrà qualcuno. Non mi piace molto apparire. Sì, Charlie Lonit, inglese di nascita. Vivo qui da 20 anni. L'ultima serie procedeva senza intoppi. Era davvero un progetto ben confezionato e... purtroppo non ha ottenuto il successo sperato. È stato un disastro, a dire il vero. Va là. Grazie per aver giocato The Devil in Me. Acquista il gioco completo, versione originale, story in single. Storia condivisa, ritorna al menu principale. Ma io probabilmente lo acquisterò. Adesso aspetto magari gli sconti natalizi, che magari me lo buttano giù di qualche euro. Niente, vi ringrazio di avermi seguito fin qua. Lo so che non avete visto molto, ma avete visto quello che ho visto io nella versione di prova. Fatemi sapere la vostra su questo titolo, se vi ispira. A me ispira molto, molto di più del terzo capitolo, che è House of Ashes, che nella versione di prova non mi aveva convinto più di tanto, perché all'inizio lo trovavo noioso, poi dopo è un bel gioco, però questa versione di prova rispetto al terzo capitolo secondo me è molto migliore. Mi intriga, c'ho una voglia di spendere 40 euro che non sapete. Fatemi sapere la vostra. Vi ringrazio ancora di avermi seguito, un saluto da Crew e al prossimo video. Ciao ciao.